Bentrovati a questa nuova edizione di Senior News, vediamo i titoli. Covid, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Italia quarta per contagi e terza per morti in 7 giorni. La Mia Pharma, la prima piattaforma e-commerce dedicata agli anziani. Incontinenza, la dimensione e le cause di un disturbo sottostimato. Anticipo d'estate, sarà un weekend all'insegna del caldo, come difendersi dalle prime ondate di calore. Continua il calo dei contagi e dei morti di Covid a livello globale a conferma di un trend iniziato a fine marzo. Nella settimana dal 2 all'8 maggio sono oltre 3,5 milioni i nuovi contagi segnalati e oltre 12.000 nuovi decessi, per un totale di oltre 514 milioni di casi confermati e oltre 6 milioni di morti registrati nel pianeta da inizio pandemia. È quanto emerge dall'ultimo report settimanale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che indica l'Italia quarta a livello globale per nuove infezioni riportate e terza per nuovi decessi, rispettivamente secondi in Europa per le due voci, ma l'organizzazione ribadisce che queste tendenze dovrebbero essere interpretate con cautela, poiché diversi paesi hanno progressivamente modificato le loro strategie di test, con una conseguente riduzione del numero complessivo di tamponi eseguiti e dunque di casi rilevati. Gli anziani sono sempre più digitali, più di uno su due effettua acquisti online, motivati dalla comodità di acquisto con consegne a domicilio e dalla convenienza economica, ma anche dalla grande scelta e facile reperibilità dei prodotti. È quanto emerge dai dati di un'indagine del Centro Studi di Senior Italia Federanziani, diffusi in occasione della presentazione della Mia Pharma, la nuova piattaforma e-commerce a misura di senior, pensata per coniugare un sano stile di vita con la salvaguardia del potere d'acquisto delle persone senior. Sentiamo. Abbiamo visto che in quest'ultimo periodo è cresciuta in modo importante la domanda di prodotti per il benessere, per la cura di sé da parte dei senior, e che tanta parte di questi acquisti ormai avviene online, dove queste compere vengono effettuate da un over 65 su 2. Da qui l'esigenza di mettere a loro disposizione una piattaforma che offrisse dei prodotti certificati, garantiti, di qualità, al tempo stesso a tariffe, possiamo dire, sociali, che quindi salvaguardano il potere d'acquisto delle pensioni così duramente colpito in questo periodo, al tempo stesso facendo sì che i tanti over 65 che si trovano online proprio per cercare prodotti per la salute non cadano in quelle tante truffe che sono sempre più diffuse ai loro danni. In Italia si stima ci siano 7 milioni di persone che soffrono di incontinenza, la maggior parte, circa 5 milioni, sono donne. Varie possono essere le cause. È spesso chiamata malattia silenziosa proprio perché chi ne soffre difficilmente ne parla. Sentiamo. Ci sono forme lievi, quindi episodiche, una volta al mese, due volte al mese, piccoli episodi, a delle forme moderate dove il problema può diventare una o due volte a settimana, ad esempio, ad avere delle forme severe, dove invece il problema diventa quotidiano, diventa costante. Quindi, diciamo, abbiamo vari spettri, e anche nell'ambito poi dei tipi di incontinenza ce ne sono diversi. Per esempio, l'incontinenza alla pipì può essere un'incontinenza di perdere quelle magari goccioline di pipì con il colpo di tosse, con lo starnuto, con la risata, correndo, salendo le scale velocemente, prendendo dei pesi. Infatti questi tipi di incontinenze si chiamano incontinenze da sforzo, perché sono soggette a uno sforzo, a uno stress. E poi c'è l'incontinenza da urgenza, cioè ho urgenza di andare, ho lo stimolo di andare, ma non ho il tempo sufficiente ad andare se non ho i servizi igienici a portata di mano. E questa è l'incontinenza da urgenza. Poi ci sono forme miste, poi ci sono le incontinenze più brutte. Le incontinenze più brutte sono quelle cosiddette passive, cioè il paziente non si accorge e si trova bagnato, ad esempio, o si trova sporco, senza essersene accorto, senza avere la percezione di stare perdendo. Sarà il primo weekend all'insegna del caldo, soprattutto nel nord Italia. Sono infatti previsti oltre 30 gradi nel settentrione e parte del centro, più di 10 gradi oltre la media di questo periodo. E per questo è bene fare attenzione alle prime ondate di calore, soprattutto anziani e fragili, adottando comportamenti corretti, prestando particolare attenzione all'alimentazione e all'abbigliamento ed evitando le escursioni termiche che possono essere pericolose, soprattutto per chi soffre di malattie respiratorie. Va ricordato inoltre che non bisogna mai sospendere le cure
cure farmacologiche e conservare i farmaci lontano dai raggi solari. E per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito senioritalia.it potete rivedere questa e tutte le altre edizioni. Grazie per averci seguito, arrivederci.